Io vorrei specificare una cosa, tra l'altro, cogliendo l'occasione di questa intervista. È stato detto dai partiti in questi giorni in cui ci trattano come fossimo appunto dei terroristi pericolosissimi, che l'opposizione deve esercitare le sue funzioni di opposizione all'interno del Parlamento, negli spazi che il Parlamento e l'attività parlamentare dedica al dibattito. Noi siamo assolutamente d'accordo, il problema è che questi spazi non ci sono, perché nelle commissioni non è possibile dibattere con i partiti, perché come sta succedendo per la legge Abbiamo elettorale. visto il blitz di PD e PDL, Sì. perfino alla Lega non è stato No, consentito ma di. la cosa ancora più grave è che noi non abbiamo svolto attività di discussione, né discussione generale, né sugli emendamenti. Discussione generale perché nei tempi calendarizzati per la discussione generale non c'era il provvedimento, perché Renzi lo stava costruendo col pregiudicato, in più ne dava le veline ai giornalisti. Noi in Commissione Affari Costituzionali parlavamo del nulla perché non esisteva il testo depositato. Addirittura un pomeriggio parlavamo anche da soli perché non c'erano neanche i colleghi del PD che stavano da Renzi aspettando che trasmettesse la legge delle Partorisse 12 questa. tavole, evidentemente. Cioè, allora, se non si può discuterne in aula, non se ne può discutere in commissione, quali sono gli spazi che all'opposizione sono dedicati per fare attività parlamentare? Cioè, dove? Perché è facile riempirsi la bocca negli interventi dei colleghi del PD dicendo: ah, dovete usare gli strumenti che la democrazia di questo paese mette a disposizione. Ma quali sono? Li avete svuotati, li avete tolti, non ci sono più strumenti. Questo posto non serve più a nulla, è una scatola vuota. Questo vorrei Questo che è passi. veramente forte da dire, il problema è farlo capire al paese, è farlo veramente Io capire al paese. invito tutti i cittadini, lo faccio sempre a tutte le agorate a cui partecipo, agli incontri a cui partecipo, chiedeteci di venire 1 o 2 giorni in Parlamento. Capisco che non sia l'attività più entusiasmante sulla faccia della terra, però se vi vorrete rendere conto di come funziona questo paese, come funzionano gli interessi, come funziona la classe dirigente di questo paese, come funziona il quotidiano avvilimento delle istituzioni democratiche in questo paese, venite un giorno in Parlamento. Lavorate accanto a noi, vedete com'è. Perché un'altra simpatica usanza che si è instaurata in queste stanze di palazzo è che nelle sedi preposte all'incontro tra i vari capigruppo o all'interno delle sedi, che è la capigruppo, la conferenza dei capigruppo, che dà la calendarizzazione dei lavori e la programmazione dei lavori d'aula e di conseguenza anche di commissione. Oppure in ufficio di presidenza, dove ci sono ovviamente anche i nostri membri dell'ufficio di presidenza, non si decide più nulla, si comunica quanto la maggioranza ha concordato con la presidenza, la presidente Boldrini, in altre stanze. Cioè, abbiamo ultimamente uffici di presidenza che partono più tardi rispetto all'orario di convocazione o capigruppo perché la Boldrini è chiusa con Franceschini piuttosto che i capigruppo di maggioranza nel suo studio. Decidono, poi vengono in conferenza di capigruppo, fanno la finta di aver avuto questa idea di metterla ai voti e caso strano viene sempre approvato il calendario che evidentemente, o le azioni che evidentemente hanno deciso di